Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo finalmente giunti al Black Friday e anche Nintendo è scesa in campo con una bella sfilza di sconti. In questo video passeremo in rassegna tutti quelli che secondo me sono i titoli da acquistare in offerta direttamente sull'eShop, ponendo attenzione soprattutto ai giochi meno noti che potrebbero sfuggire a una prima rapida occhiata. La scelta è stata fatta anche in base alla convenienza rispetto all'edizione fisica, infatti anche Amazon per il Black Friday sta portando avanti dei saldi niente male e a volte la versione su cartuccia conviene rispetto alla controparte digitale. Per tutti i link agli acquisti fisici e non solo Nintendo, vi rimando al canale Telegram delle offerte poracce che abbiamo creato per l'occasione. Vi consiglio di entrare perché stiamo segnalando tutti gli affari imperdibili di questo periodo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Si chiama Black Friday, ma per Nintendo si legge Cyber Offerte, una corposa campagna di sconti che durerà fino al 3 dicembre. Visto che in questo periodo si parla tanto di Demon's Souls, inizierei proprio con il titolo opera di From Software che ha popolarizzato il genere. Dark Souls Remastered è disponibile a 19,99€, un prezzo adeguatissimo per iniziare a muovere i primi passi all'Ordran, in un'esperienza terribilmente punitiva ma di grande soddisfazione. Armatevi di pazienza e tanto sangue freddo. Per un'esperienza decisamente più leggera c'è la Spyro Reignited Trilogy a 20€, prezzo decisamente più conveniente rispetto ai 30 dell'edizione fisica. Qui abbiamo a disposizione i tre storici platform dell'era PS1 che hanno segnato il debutto del draghetto Spyro. Il gameplay è rimasto sostanzialmente invariato, mentre la grafica è stata completamente rimessa a nuovo per venire incontro ai gusti dei giocatori di oggi. E a proposito di vecchie glorie che ritornano, sempre a 20€ abbiamo Crash Team Racing Nitro Fueled. Qui troviamo il marsupiale più famoso del mondo in un kart game che è un remake dell'originale uscito per PS1 e sviluppato da Naughty Dog. Se amate Mario Kart 8 Deluxe, questa può essere una valida alternativa. Anche Capcom propone un interessante sconto con Monster Hunter Generations Ultimate a 15,99€. La celebre serie di caccia ai mostri torna con uno dei suoi capitoli più completi ad un prezzo decisamente interessante. E se il 2021 sarà l'anno di Rise, Generations Ultimate può essere un ottimo antipasto per riprendere confidenza con le meccaniche di Monster Hunter. Gli amanti dei picchiaduro troveranno sicuramente pane per i loro denti con Dragon Ball Fighters a soli 9,59€. Si tratta del prezzo più basso a cui si sia mai visto questo gioco sull'eShop e per me è quasi un acquisto obbligatorio, soprattutto se si è fan della creazione di Akira Toriyama. Complesso e spettacolare, Fighters è forse il titolo dedicato a Dragon Ball che meglio riesce a catturare il dinamismo e la frenesia degli iconici combattimenti della serie. Super Bomberman R è l'ultima incarnazione del celebre puzzle game ed è in sconto a soli 7,49€. Si tratta di uno dei titoli di lancio della Switch e la sua ristretta offerta contenutistica, unita a un prezzo non proprio conveniente, lo hanno fatto passare decisamente in sordina. Se amate la classica formula dei Bomberman, a cui si aggiunge anche la possibilità del multiplayer online, a questo prezzo Super Bomberman R è un'ottima scelta. Per gli appassionati di JRPG invece è disponibile un vero affare con Tales of Vesperia Definitive Edition a soli 12,49€. La serie dei Tales of è una vera e propria colonna portante del gioco di ruolo giapponese e Vesperia è un capitolo di tutto rispetto. Si tratta di una remastered del gioco uscito inizialmente per PS3 e Xbox 360 e Vesperia presenta tutti i tratti caratteristici della serie, grafica in stile anime, combattimento tendente all'action e una storia in grado di catturare il giocatore per decine e decine di ore. This War of Mine Complete Edition è in offerta a poco meno di 10€. Si tratta di un particolare ibrido tra un gestionale e un survival game, dove sperimenteremo il tragico scenario di una guerra dal punto di vista dei civili coinvolti nello scontro. L'obiettivo è quello di far sopravvivere i propri personaggi fino alla fine della guerra, gestendo i livelli di salute, fame e umore. Un'esperienza per nulla semplice, che si arricchisce di tutti i contenuti usciti nel corso degli anni in questa Complete Edition. Se cercate invece un titolo da giocare in multiplayer locale, Unravel 2 a soli 7,49€ è un'ottima scelta. Si tratta di un puzzle game incentrato sulla risoluzione di enigmi basati sulla fisica del filo di tessuto di cui sono fatti i due protagonisti. Il gioco si può portare avanti anche in singolo, ma rende il meglio di sé in multigiocatore, modalità per cui sono stati pensati tutti gli enigmi del gioco.
Sapete quanto ho criticato la scelta di 2K Games di proporre le varie collection dei suoi giochi a dei prezzi esorbitanti, ma con questi sconti ci si può iniziare a fare un pensiero. In particolare la Bioshock Collection a 30€ è una raccolta estremamente interessante. Se non avete mai giocato al capolavoro di Ken Levine, Irrational Games, beh, questa potrebbe essere l'occasione perfetta. Per soli 30€ potrete provare un vero e proprio capolavoro come il primo Bioshock, un gioco che ha rivoluzionato gli FPS, gli immersive sim e anche la narrazione dei videogiochi in un colpo solo. Il secondo capitolo non brilla certo per originalità, mentre Infinite, a fronte di un gameplay moscetto, ha forse una delle trame sci-fi più interessanti mai viste all'interno del medium. Tre giochi a cui è difficile dire di no, soprattutto a questo prezzo. Chi è in astinenza di uno Zelda classico potrà provare Darksiders War Mastered Edition a soli 11,99€. Il gioco, una remastered del titolo uscito nel 2010, è uno di quei rari casi in cui, pur prendendo a piene mani da una struttura consolidata come quella di The Legend of Zelda, senza introdurre alcun cambiamento sostanziale, riesce comunque a risultare divertente dall'inizio alla fine. L'impianto action-adventure di Darksiders è arricchito da un ottimo sistema di combattimento, un eccellente level design e un setting apocalittico di tutto rispetto. Su Amazon, tra l'altro, è disponibile lo spin-off Genesis a soli 20€. Chi si ricorda di Advance Wars? Beh, Wargroove è una sorta di seguito spirituale, disponibile in sconto a soli 10,19€. A differenza del capolavoro di Nintendo, il gioco sviluppato da Chucklefish presenta un'ambientazione medievale, ma il titolo funziona esattamente allo stesso modo, con l'aggiunta del multiplayer sia in locale che online. Ma se siete dei veri collezionisti, attenzione, perché a un prezzo leggermente più alto c'è una bella Deluxe Edition fisica su Amazon. Nella speranza che gli sportivi arcade prima o poi riprendano piede, intanto potete passare il tempo con NBA 2K Playgrounds 2 in sconto a 7,49€. Chi all'epoca si è divertito da matti con NBA Jam si sentirà subito a casa con questo Playground 2, un pirotecnico gioco di basket incentrato su tiri fuori di testa e acrobazie che sfidano le leggi della fisica, in una formula ludica che ancora oggi è in grado di regalare divertimento puro. E chiudiamo con una vera e propria hidden gem, Sphinx and the Cursed Mummy, a soli 11,99€. Se cercate un action adventure in terza persona, vecchia scuola, Sphinx è il titolo che fa per voi. Complesso e ricco di enigmi di non semplice risoluzione, oggi è difficile trovare in un platform un level design del genere. L'alternanza poi fra i due protagonisti garantisce anche una varietà di situazioni di tutto rispetto. Insomma, parola di poro, per tutti i nostalgici dell'era GameCube, PS2 e Xbox, Sphinx è un acquisto obbligatorio. Termina qui la rassegna dei migliori sconti disponibili per Switch su eShop fino al 3 dicembre. Cosa ne pensate, poracci? Acquisterete qualcosa? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche e unirvi al canale Telegram per non perdervi le migliori offerte di questi giorni. Io sono il Poro Cyber, Michele Sconti, ciao!